Buonasera telespettatori, questa sera parliamo di un campionato estremamente interessante, nazionale e internazionale, vi riferisco al campionato Superstar. Superstar cosa vuol dire? Vetture berlina con oltre 500 cavalli, grande spettacolo. E a parlare con noi abbiamo alla mia destra Riccardo Bossi. Ciao Riccardo. Buonasera a tutti. In una veste particolare il nostro commentatore Massimo Arduini che come ricordiamo corre anche spesso e volentieri in pista con buoni risultati al debutto con una vettura che è stata la regina del superstar, cioè Buonasera la Mercedes. Ma cominciamo con Riccardo. Riccardo ti avevo lasciato col casco in testa e un navigatore al tuo fianco nel, nei rally, nel Trofeo Renault una nuova attività, una nuova veste di pilota in pista con l'Audi. Raccontaci perché di questo passo. Ma il passo è decisamente diverso insomma, rispetto ai rally, cambia tutto. La pista ha un fascino diverso, è sempre molto bella, ma insomma è proprio completamente un altro, un altro tipo di attività. Il, il passaggio è stato fatto per, per più ragioni, e innanzitutto vabbè, insomma, sono ragioni tecniche che mi hanno portato ad andare a correre in pista, poi è stata fatta una scelta curata e devo dire grazie insomma. Da Audi Sport Italia. Che ecco, difetti Audi la tu una esatto. scelta integrale, attrazione integrale. Sì, una scelta attrazione integrale, io li ringrazio molto che mi stanno dando questa opportunità, spero di fare bene, di, di continuare a correre con intelligenza e con grande voglia come adesso. Quindi vediamo come andrà questa annata. Io ho già iniziato l'anno scorso, terminando il CIR nel campionato Italiano Rally e facendo il debutto nel Superstar Series nell'ultima tappa a Chialami in Sudafrica a fine novembre. Ecco Riccardo, visto dall'esterno tanti piloti importanti, anche con passati in Formula 1, vetture come abbiamo anticipato, con tanta potenza, direi che la bagarre è all'ordine del giorno. Sì, la bagarre è all'ordine del giorno, eh, i piloti sono tanti, molto competitivi, aggressivi, tanti professionisti e questo permette a me di imparare, di imparare anche in fretta, perché o tenti di stare al loro passo oppure poi semplicemente... Ecco Massimo, tu arrivi, rimani nella pista però con una vettura che è mutuata dal campionato Superstar, il campionato Superstar che ha visto tra le case principe Mercedes con Enghe, tu hai acquistato una Mercedes Enghe però per fare un campionato particolare. Sì, io correrò, io sono affezionato nel, al Cite, il campionato italiano turismo endurance perché non ultimo hai più minuti proprio di, di, di gara, di volante. Ricordo che sono sempre due turni da 30 minuti di libere, due turni di qualifica da 20 minuti e due gare da 48 minuti più un giro, quindi stai veramente molto al volante, costa anche sicuramente di più, però hai delle soddisfazioni dal mio punto di vista maggiore, ma soprattutto perché stiamo cercando di sviluppare eh, comunque con il team Ferraris, Romeo Ferraris e Mario, la, questa vettura, quindi cosa meglio che avere un campionato comunque parallelo con la stessa macchina, perché la macchina sarà pressoché identica, se non con uno sviluppo sull'impianto frenante in collaborazione con, con la Brembo e sviluppare la vettura anche dal punto di vista di, di assetti, infatti sugli assetti avremo un, un grande aiuto da, da un ingegnere eh, famoso che al momento non posso dire, che però diciamo è, è noto un po', un po' a tutti nel mondo automobilistico sportivo. tu arrivi da eh, parecchi anni con la trazione anteriore, con circa 280-290 cavalli, adesso hai la trazione dietro e oltre 500 cavalli. Finalmente <ride> <ride> ora mi diverto. Io. Ma come sono state le prime impressioni in pista? La macchina è totalmente, cioè io correvo come tu sai con, con la Honda che ne aveva poco meno di 300, qua ne ho quasi il doppio ed è come hai detto tu posteriore. La vettura è totalmente diversa da guidare. Eh, innanzitutto è più larga è più pesante ma soprattutto quello che è impressionante è la coppia è una coppia spaventosa eh, se parti un po' forte buchi l'asfalto e ti chiedono i danni in pista eh, le curve dove io le facevo eh, ti dico un paio di curve la prima variante di Monza piuttosto che il tornantino di Vallelunga in prima e, e tirandola eh, qui la fai in seconda volendola puoi fare anche in terza perché poi schiaccia e la macchina ceva tutta Calcolando che poi sono motori fondamentalmente di serie, è impressionante veramente questa coppia di, di, di queste vetture. Riccardo, ho visto un incoraggiante decimo tempo in griglia a Valencia, una pista per te completamente nuova, con una macchina che stai scoprendo gara dopo gara. Audi, pregi e difetti, trazione integrale però, eh, qualche chilo in più da portarsi dietro e un motore un po' più piccolo rispetto alla Mercedes di massimo. Sì, hai detto bene, è stata comunque una bella esperienza quella di Valencia, poi ho avuto dei problemi al cambio e di conseguenza in gara mi sono dovuto fermare. Eh, un decimo posto nella griglia di partenza Valencia, comunque è incoraggiante, soprattutto tenersi dietro Johnny Herbert. È ancora più incoraggiante. Eh, Ricordiamolo, ex Formula 1. Ex Formula 1. Eh, quello che è differente tra Audi e Mercedes è, innanzitutto, la trazione: una coppia e una cilindrata di motore differente, quindi inferiore a Audi rispetto a Mercedes. Eh, però il vantaggio che ha l'Audi, devo dirlo, è incredibile quando il tracciato comincia a diventare tortuoso. Allora lì cambia molto. Perché a Valencia noi vedavamo un enorme distacco dagli altri sul rettilineo Pagavamo tantissimo in termini di tempo in termini di potenza, anche perché siamo il motore meno potente dell'otto. Fino a che l'Audi non farà debuttare la nuova RS5. Loro allora probabilmente cambieranno tanto. Ecco, infatti c'è cioè, anticipato che ehm, in casa Audi, all'Audi Sport Italia, alle porte di Novara, c'è già un progetto che sta per diventare concretezza. Sì, è un progetto che eh, c'è da tempo ed è stato sviluppato, quindi oggi è realtà la macchina è lì è bella. L'ho vista recentemente in piena fase di sviluppo. Ci saranno delle innovazioni particolari, su tutto quello che è il cambio, tutto quello che è, insomma è anche l'aerodinamica della RS5. Oltretutto è un'auto bellissima, perché anche esteticamente paga molto l'occhio. Ecco, e tu che sei un rookie, un debuttante nella categoria, come ti trovi? In casa Audi hai un tutor importante, Dindo Capello, vincitore di Le Mans, come sei stato accolto? Io sono stato accolto molto bene, devo dire che mi impegno sempre in qualsiasi cosa io faccio, quindi sia nella mia vita lavorativa che nella mia vita eh, professionale sui campi di gara. Dindo Capello è splendido, è bravissimo, con lui ho fatto dei test ad Adria e, e comunque mi ha aiutato tanto, insomma professionista vero che può insegnarti tutti i trucchi del mestiere e non solo. Scaramanticamente io non auguro niente ai miei due compagni di questa sera, invece per grazie di essere intervenuti grazie e per invece per i nostri telespettatori rimanete con noi perché adesso andiamo direttamente sui campi gara per commentare i risultati dello scorso weekend. A Misano Adriatico doppia gara per la Formula Abart, la serie nazionale HXI affiancata dalla European Series Selenia. Tra i 21 giovanissimi piloti al via, le vittorie vanno a Gerard Barabeth e Robert Visciogliu. Il weekend romagnolo inizia con la pole position di Gerard Barabeth, con a fianco il leader dei due campionati, Patrick Niederhauser. Terzo è Luca Ghiotto. La partenza di Barabeth è buona e riesce a tenere Niederhauser alle proprie spalle, ma solamente per due giri. Dopodiché, l'elvetico di Jenser Motorsport compie uno spettacolare sorpasso al curvone, prendendo il comando della gara. Sotto la bandiera a scacchi è quindi Patrick Niederhauser a transitare per primo, ma colpo di scena è in sede di verifiche tecniche la sua vettura viene trovata sottopeso ed esclusa dalla classifica finale. La vittoria passa così nelle mani di Gerard Barabeth, seguito da Sirotkin e Michael Esch. Al via di gara 2 Roman De Beer scatta dalla pole position e deve però cedere il posto a Robert Vishoui, partito secondo. Le due posizioni di testa rimangono congelate fino alla bandiera a scacchi, dove il rumeno di Jenser Motorsport Robert Viscioglio ottiene la prima vittoria della stagione davanti al sudafricano Roman De Beer. Dietro al duo di testa si scatena la lotta per il terzo gradino del podio, con almeno sei piloti in lizza per ottenerlo. Si susseguono i sorpassi tra Sirotkin, Niederhauser, Ghiotto, Esch, Camplese e Barabeth. Ghiotto, a differenza di gara 1, mantiene la calma e aspetta il momento giusto per attaccare Sirotkin e conquistare il gradino più basso del podio. Nella classifica del campionato italiano rimane al comando Patrick Niederhauser con 69 punti, seguito dal proprio compagno di squadra Sergei Sirotkin, staccato di 17 punti ma al comando della classifica continentale. Terzo è lo svizzero Michael Esch ad una sola lunghezza dal Moscovita. A Misano Adriatico si è disputato il secondo appuntamento del campionato italiano Formula 3. A conquistare la vittoria in questa serie molto combattuta sono stati Edoardo Liberati in gara 1 e Raffaele Marcello in gara 2. Il weekend romagnolo si avvia al sabato nel segno di Liberati. Al volante della monoposto schierata dal team Ghinzani, il diciottenne romano ha siglato la sua seconda pole position stagionale, poi seguita al pomeriggio dalla splendida vittoria conquistata in gara 1. Con tanto di giro più veloce. Un hat-trick che regala a Liberati la sua prima vittoria in Formula 3 e la leadership provvisoria di campionato. Successo tra gli esordienti e secondo posto assoluto sempre in gara 1 per il californiano Michael Lewis, che dopo essere partito dalla terza posizione in griglia ha guadagnato di slancio la posizione con una partenza bruciante. Per Sergio Campana, invece, è stata proprio un'esitazione al via a condizionare la sua gara. Costringendolo a scivolare quarto per poi guadagnare il terzo gradino del podio, dopo un sorpasso di forza ai danni del compagno di squadra in BVM Target Maxime Jus. Domenica, Raffaele Marcello si aggiudica a Gara 2. Il pilota italo-svizzero, con i suoi 16 anni di età, entra così nella storia dell'automobilismo italiano come il più giovane pilota ad aver vinto una gara della serie tricolore. A tenere sotto pressione Marcello ci ha pensato Eddie Chiver, partito in pole con la monoposto del Lucidi Motors, ma costretto a cedere alla prima curva la testa della corsa, senza più riuscire ad attaccare Marcello. A guadagnare il terzo gradino del podio all'ultimo giro è invece Sergio Campana, e dopo aver avuto ragione prima del francese compagno di squadra in BVM Target Maxime Jus e poi, proprio nelle ultime curve, dell'argentino Facure Regalia. Sulle strade dell'Appennino Ligure si è svolto il Rally della Lanterna, seconda prova del girone A del trofeo Rally Asfalto. Nel duello tra le Citroen VRC, la vittoria è andata a Felice Re, leader indiscusso fin dalla prova spettacolo disputata nella Fiera di Genova. Re Bariani hanno poi consolidato il primo posto nelle prove speciali della mattina successiva, prendendo un buon margine di vantaggio sul campione in carica Luca Pedersoli, senza mai lasciare spazio agli avversari. Per Pedersoli, vincitore del rally della Valle d'Aosta su Citroen C4, una gara resa difficile da alcuni problemi all'assetto e all'elettronica del motore, che lo hanno penalizzato nelle partenze. Alla fine il distacco da Re sarà di 30 secondi. Sul terzo gradino del podio salivano Ferrecchi Florian su Citroen C4, precedendo un altro protagonista locale, Luigi Giacobone, per la prima volta al volante della Ford Focus VRC. Domino in contrastato di Alfonso Di Benedetto nella Super 2000 e quinto assoluto con la Peugeot 207. Il torinese Gianfranco Vedelago aveva la meglio nel finale su Andrea Mezzogori, andando a vincere il gruppo N con la Mitsubishi Lancer. Sesti assoluti e primi del gruppo R Vescovi Guzzi si aggiudicavano anche la prima gara del monomarca Citroen DS3 R3T Racing Trophy davanti a Federico Gasparetti dopo aver fatto segnare tempi di riferimento. Proseguendo con i monomarca Denaro Abate su Swift Sport 1600 chiudevano primi nella prova ligure della Suzuki Rally Cup. Si è disputato lo scorso 12 giugno, sotto le insidie del tempo incerto, il terzo round della Formula Racing Free. Il trofeo combattuto in pista dalle vetture monoposto Predators. La terza tappa vede solo 9 vetture schierate in pista capitanate da Davide Tartari del team GDM Costruzioni schierato in pole position. Alle 17.20 scatta il via e subito non mancano i colpi di scena, con Tartari che scivola nelle retrovie, partito dalla seconda fila a causa di una noia alla frizione. Subito Neri distanzia i suoi avversari, ma alle sue spalle lo scontro per le prime posizioni si accende con la Bagartra, tra Corrado Cusi, Filippo Nino Moriggia e Fabrizio Bassi, che si contendono le prime posizioni. Da notare è la rimonta di Tartari che dall'ottava posizione nel corso dell'undicesimo giro parte all'attacco di Cusi e conquista la seconda piazza, non riuscendo tuttavia ad avvicinarsi al leader Mario Neri. Alla fine della gara, primo posto per Mario Neri che vince con 3 secondi di vantaggio su Tartari. Primo podio della stagione, al terzo gradino, per il costruttore delle Predators Corrado Cusi che festeggia il successo delle sue vetture e della sua gara con un bagno di champagne. Appuntamento al 10 luglio per il quarto appuntamento con la Formula Racing Free e le Predators.